Andiamo a Napoli, la città della scienza, ferita dall'incendio doloso nel 2013, dove apre Corpore, il primo museo dedicato al corpo umano e il planetario 3D. Del museo della città della scienza di Bagnoli, dopo l'incendio doloso del 2013, ecco quello che resta. Non si capisce ancora bene chi sono stati i mandanti di questo attentato. Devo dire, si capisce però la volontà degli italiani e della comunità scientifica internazionale di ricominciare. 4 anni dopo, pochi metri più in là, apre Corporea, il più grande museo in Europa dedicato al corpo umano, un viaggio nella macchina perfetta dal cervello ai 5 sensi. Tutto questo in 3 lingue, italiano, inglese e cinese, per attrarre turismo da Pechino. È l'idea di raccontare il corpo umano come un sistema complesso, ma un sistema olistico, dove quindi tutte le parti sono in qualche modo legate fra di loro. Parlare di scienza, ma parlare di scienza in maniera viva, in maniera attiva, in maniera divertente, in maniera cooperativa. Una raccolta fondi che ha coinvolto più di 400.000 persone, investimenti pubblici e fondi dell'Unione Europea. A secondo del tipo di espressione, quindi se ridiamo, se abbiamo una faccia sgomenta, la macchina riconosce queste espressioni e decodifica questo per fare capire la relazione tra gli ormoni e il nostro corpo e le nostre espressioni. E sarà una rinascita tutta italiana il progetto del nuovo Science Center, che sarà completato entro il 2020, opera di 3 giovani architetti. Qui sorgerà il nuovo museo. Al di là di questa linea verrà realizzata la passeggiata a mare, che sarà usufruibile da tutti i cittadini e che darà sfogo a una serie di attività pubbliche come simbolo di rinascita e di rilancio per intere aree.